Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Oggi siamo qui, come vedete, finalmente in quello che si può definire un video extra, ma allo stesso tempo il video finale vero e proprio di quello che è stato il Road to Oscar. Infatti la cerimonia degli Oscar del 2022 è stata qualche giorno fa, il 27, io sto registrando tardi perché non ho avuto altro tempo per farlo. In realtà ho deciso di fare un qualcosa di diverso rispetto al solito e non fare il classico recapino in cui appunto vi dicevo le mie opinioni su ogni singolo vincitore, ma ho pensato di unire due video che volevo fare, ovvero il recap e la top 10 dei film presenti agli Oscar, perché la top 10 è una cosa che faccio spesso quando succedono appunto cose del genere, tipo gli Oscar o in generale poi faccio la top 10 di fine anno. Mi piace sempre farla e ho detto perché non portare un video sulla top 10 mia personale di questi Oscar del 2022, e quindi ho deciso di farla e oggi ve la illustro sfruttando anche la cosa del recap. Infatti la top 10 sarà composta per la maggior parte da film che hanno vinto almeno una statuetta, e quindi vi parlerò e vi dirò la mia opinione su quella vittoria in base a dove è posizionato poi il film effettivamente. Se quel film non è all'interno della top, lo menzionerò inizialmente come menzione d'onore, ovviamente è normale come cosa, e tra l'altro ce ne sono veramente tanti che non sono rientrati. Comunque, da questa top io ho escluso film come Spider-Man No Way Home oppure Encanto, che poi però rivedremo nelle menzioni d'onore, o addirittura anche Luca, semplicemente per il fatto che sarebbe stato scontato, sarebbero arrivati praticamente fra i primi, se non i primi veri e propri. Quindi ho deciso di escludere questi film qui, anche Shang-Chi, sì, se non sbaglio basta, penso questi qua, semplicemente perché comunque sapete quanto mi piaccia la Marvel e quindi sarebbe stato troppo di parte la top, sarebbe stato scontato chi arrivava primo. Sì, è esattamente quello. Quindi io direi di partire subito perché c'è un botto di roba di cui parlare. Parto parlando un attimo della cerimonia, che è stata secondo me scontata, cioè ogni singola premiazione è stata scontata fin dall'inizio. Peccato, io avrei voluto un minimo di sorprese che purtroppo non ci sono state. Semplicemente spero che magari nei prossimi anni torneranno quelle due o tre sorprese che contraddistinguevano gli Oscar effettivamente, perché quest'anno sono stati veramente troppo scontati. Ci sono stati momenti molto interessanti, molto belli, tipo l'In Memoriam fatto in quel modo mi è piaciuto veramente tanto, oppure gli omaggi per gli anniversari del Padrino, in cui c'erano Al Pacino, Coppola e De Niro sul palco, oppure quello là per l'anniversario di 007 che mi è piaciuto, e quello che mi è piaciuto di più ovviamente è quello su Pulp Fiction, in cui abbiamo visto Samuel L. Jackson, Uma Thurman e John Travolta sul palco ed è stato bellissimo. Quindi ci sono stati momenti incredibili, momenti un po' che però ci hanno regalato un meme incredibile, ovvero il momento di Will Smith con Chris Rock. Alla fine la mia opinione è molto simile a molti, secondo me hanno sbagliato entrambi, Will Smith un po' di più semplicemente perché non si può permettere di fare una cosa del genere in mondo visione, quindi l'unica cosa è questa. Ora vedremo se toglieranno l'Oscar a Will Smith, io non lo so. Nel caso questo video non varrà più nulla perché oddio, ho spoilerato che Will Smith ha preso l'Oscar, vabbè no cioè nel senso non è uno spoiler. Comunque io inizierei subito, vi ho dato un attimo il mio parere generale sulla questione Oscar, almeno sulla cerimonia, che è stata un po' così, ripeto. Iniziamo con le menzioni d'onore, che sono tante, perché molti film che hanno preso degli Oscar non sono rientrati nella mia top personale. Ovviamente è una top strettamente personale e si riferisce ai miei gusti personali, quindi non è una top oggettiva di quelli che sono i film. E soprattutto, cosa fondamentale, non rientrano solo i 10 film candidati agli Oscar, all'Oscar come miglior film, ma rientrano tutti gli altri film, anche quelli che hanno preso una candidatura, ma quella candidatura magari è importante, quindi intendiamoci, rientrano. Comunque, menzione d'onore, e iniziamo subito con Crudelia, molto velocemente. Crudelia ha vinto i migliori costumi, se lo merita, erano importanti anche per la trama, ve ne avevo già parlato anche nei pronostici, che tra l'altro ho preso quasi tutti, ho fatto 13 su 19, e praticamente potevo prenderli anche tutti al 100% se solo avessi pensato che fossero così scontati gli Oscar, perché effettivamente io poi ve l'ho detto in ogni candidatura, vi dicevo probabilmente vincerà questo, probabilmente vincerà questo, cioè alla fine effettivamente erano scontatissimi, però, Crudelia si meritava assolutamente questo Oscar, era scontato che se lo prendesse, per quanto io avrei voluto che Cyrano si prendesse quest'unico Oscar in cui era candidato, però ovviamente a confronto con Crudelia è normale che perdeva, è normale. Poi, seconda menzione d'onore per No Time to Die, che si è preso miglior canzone, anche qua era scontato. Billie Eilish è felicissimo sul palco con l'Oscar, è stata forse una delle cose più belle degli Oscar, quindi dai, io avrei voluto che vincesse Dos Oruditas, però va bene, cioè alla fine non mi dà troppo fastidio che abbia vinto No Time to Die, perché
se lo merita. Andiamo avanti, Drive My Car, che ovviamente anche qua, come da pronostico, ha vinto miglior film straniero. Fortunatamente si è fermato solo a questo, perché per quanto mi riguarda, sapete, non gli avrei dato altro. Poi col tempo l'ho un po' rivalutato, diciamo che capisco il perché sia in altre candidature e capisco il perché sia piaciuto, però in generale comunque io non gli avrei dato altro oltre al film internazionale, quindi a posto così. Andiamo avanti, l'altra menzione speciale, per menzione d'onore per Encanto, che ha vinto miglior film d'animazione. Anche qua era scontatissimo, non avrei voluto che vincesse Encanto, ma doveva vincere Luca. Purtroppo ha vinto Encanto, ma allo stesso tempo alla fine se lo merita anche lui, quindi a posto così. Poi Gli occhi di Tammy Faye, che vince 2 Oscar, e tra l'altro forse gli unici 2 in cui era candidato, no, forse era candidato anche in miglior costumi, quindi non gli unici 2, vabbè, comunque vince l'Oscar più importante che si è preso questo film, che è sicuramente quello di Jessica Chastain, che vince come miglior attrice protagonista, quindi dai, tra l'altro felicissimo per la Chastain, c'era la Stewart, però felicissimo per la Chastain. E vince anche qui scontato, come anche l'attrice, vince anche miglior trucco. E vabbè, anche qua era scontato, ma in realtà questo è uno di quelli che avrebbe dovuto vincere a prescindere. Poi altra menzione d'onore per ovviamente King Richard, che si porta a casa un Oscar, ed è quello di Will Smith come miglior attore. Non sappiamo se glielo toglieranno, però per sicurezza per adesso ne parliamo. Contento per Will Smith, perché comunque ci stava dargli un riconoscimento per la carriera, però veramente quest'anno era forse uno dei più deboli insieme a Javier Bardem, e onestamente l'avrei dato a uno fra Cumberbatch e Garfield, e addirittura anche Denzel Washington ci sarebbe stato, perché ha fatto veramente un'interpretazione incredibile, però lui no, cioè lui non mi ha convinto, non mi ha convinto quanto gli altri almeno. E andiamo avanti con l'ultima menzione d'onore, che è quella per Il potere del cane, che con 12 nomination se ne porta a casa una sola di statuetta, ovvero quella per Jane Campion come miglior regia, che anche qua era abbastanza scontato. Quindi alla fine quelli che vi ho detto delle menzioni d'onore erano tutti film che era scontato che prendessero 1/2 Oscar, quindi lo sapevamo, ragazzi, era scontato, però ve le devo menzionare in modo tale che vi dicevo la mia sulle varie candidature. Andiamo avanti, iniziamo con la vera e propria top di questi Oscar, e in 10ª posizione ho inserito Belfast, un film che a me è piaciuto veramente veramente tanto, è un film di una delicatezza incredibile, si è preso miglior sceneggiatura originale, e se lo merita, Branagh se lo merita, io glielo avrei dato a Licorice Pizza, però a me va benissimo lo stesso, perché sono felicissimo per Branagh che si prende un Oscar per questo film, che è sicuramente il film migliore che ha fatto finora. Andiamo avanti, in 9ª posizione ho inserito Dune. Vabbè, qui ragazzi non ha bisogno di presentazioni, come sempre Dune anche qui mi è piaciuto un botto, l'esperienza al cinema è veramente colossale, è incredibile, e tecnicamente era un film che si sarebbe meritato esattamente tutti i 6 Oscar che ha vinto, perché ne ha vinti 6/10, se li merita assolutamente. Ha vinto, vediamo se ce l'ho di fronte, miglior fotografia, effetti visivi, montaggio, sonoro, scenografia e colonna sonora. Contento per Hans Zimmer, tantissimo contento per Hans Zimmer, sonoro doveva vincerlo lui. Fotografia non avrei fatto vincere Dune, avrei fatto vincere Macbeth, ma vabbè, effetti visivi ci sta alla fine. Poi cos'altro c'era? Ah, montaggio non avrei fatto vincere Dune, ma avrei fatto vincere uno fra Tick Tick Boom e Don't Look Up. E scenografia, anche qui ci sta che abbia vinto Dune, anche se l'avrei fatto vincere anche a un Macbeth anche questo. Comunque in generale se li merita tutte e 6, cioè se li merita effettivamente tutte e 6. Sapevamo anche che avrebbe preso solo premi tecnici, e effettivamente è andata così. In 8ª posizione ho inserito Macbeth, che purtroppo non ha preso nulla. Mi dispiace un botto, perché almeno la fotografia gliel'avrei data, perché si merita un riconoscimento questo film, perché Cohen ha fatto un lavoro incredibile. Non capisco perché non gli abbiano dato quel minimo riconoscimento, anche per dare un po' più di varietà nelle vittorie degli Oscar, e magari non premiare solo Dune in tutto. Però purtroppo Macbeth non si è preso niente. Comunque mi è piaciuto veramente, veramente tanto, ma è sicuramente da riconoscere. Tra l'altro fra questi veramente sono rimasti veramente in pochi quelli che hanno vinto. Poi 7ª posizione per Don't Look Up. Anche qua ragazzi, uno dei film che mi è piaciuto di più dello scorso anno, film che addirittura io avevo detto secondo me avrebbe meritato anche miglior film, perché ha un o miglior sceneggiatura, perché dovrebbe avere un impatto importante, dato che ha raccontato praticamente quello che è successo negli ultimi anni, però effettivamente non è stato premiato. Vabbè, si può capire anche perché
le recensioni lì in America non erano delle migliori, quindi magari all'Academy gli hanno dato le candidature, però farli vincere sarebbe stato forse troppo. Comunque, peccato. In sesta posizione ho inserito Nightmare Alley, nuovo film di Del Toro, che è stata un po' la sorpresa vederlo candidato agli Oscar, e infatti ci saremmo tutti aspettati che si sarebbe fermata lì la sorpresa. È già tanto che è stato candidato a così tante candidature, tra l'altro 4 se non sbaglio, agli Oscar. Sono felicissimo che abbia preso tutte queste candidature, che abbia preso delle candidature, però effettivamente ci sta che non abbia vinto nulla alla fine dei conti, e a me è piaciuto tanto, infatti l'avete visto, è quasi a metà della mia classifica. E arriviamo alla top 5, i 5 film che più mi sono piaciuti presenti in questi Oscar del 2021. Quinta posizione per West Side Story. E vabbè, qui ragazzi, che vi posso dire? Spielberg ha fatto un lavoro incredibile. Mi è piaciuto un botto West Side Story, e probabilmente me lo rivedrò su Disney Plus fra qualche giorno, perché sono in fissa, io sono sempre in fissa con i musical, quindi mi è piaciuto veramente tanto, e devo dire che sono molto contento per la vittoria di Ariana DeBose come miglior attrice non protagonista, perché almeno un riconoscimento e una sorta di redenzione per questo film c'è stata, perché ha fatto il flop al botteghino, e almeno il pensiero che abbia vinto anche solo un Oscar fa pensare a Spielberg di non aver fallito del tutto. In realtà poi non ha fallito, perché è veramente un filmone della Madonna. Andiamo avanti. Quarta posizione per Licorice Pizza, il film che non mi aspettavo venisse ignorato così, cioè non ha vinto nulla, non ha vinto nulla. Io vabbè, io avrei voluto che vincesse miglior regia o addirittura miglior film, questi sono piccoli dettagli, però non si è preso nulla. Peccato, peccato, perché Licorice Pizza anche solo la sceneggiatura se la meritava, e purtroppo non se l'è preso. Licorice Pizza è un film che mi è piaciuto veramente veramente tanto, e quindi non lo so, cioè purtroppo non l'abbiamo visto vincere, però è sicuramente fra i primi film che più mi hanno emozionato / mi sono piaciuti di questi Oscar del 2022. Andiamo avanti e parliamo della terza posizione, in cui troviamo il miglior film degli Oscar del 2022, ovvero Coda, che ha vinto appunto come miglior film, ha vinto se non sbaglio anche miglior sceneggiatura non originale, sì esatto, e anche Troy Kotsur come miglior attore non protagonista. E vabbè, qui ragazzi sono strafelice per questa cosa, perché Coda mi è piaciuto veramente tantissimo. Fra quelli che erano i candidati in miglior film, fra quelli che erano i papabili vincitori, è quello che mi è piaciuto di più effettivamente. Quindi non posso che essere felice di questa cosa, cioè era scontato vincesse? Meglio, perché a me è piaciuto. Quindi essenzialmente io sono stracontento per questa cosa, e tra l'altro felicissimo per Troy Kotsur che si prende l'Oscar. È bellissimo il momento quando tutti applaudono nella lingua dei segni, che l'hanno fatto poi anche per il miglior film. In generale questa cosa ha creato dei bei momenti e ci sta. Poi vabbè, uno può dire c'erano anche altri film meritevoli, però a mio avviso Coda era quello che mi è piaciuto di più, quindi che vi posso dire. Andiamo avanti con la seconda posizione, in cui ho inserito il film che mi ha più sorpreso di questi Oscar, nonostante si è preso una sola candidatura, ovvero Cyrano. Ragazzi, Cyrano, che vi devo dire a fare? Ho fatto un video che è durato il doppio anche di alcuni altri video riguardanti i film anche più importanti all'interno degli Oscar. Cyrano mi è piaciuto veramente tanto. Mi è piaciuto veramente tanto. È uno di quei film che penso diventerà effettivamente uno dei film più importanti della mia vita, e proprio in generale fra i miei preferiti, perché mi è piaciuto tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo. Dinklage continua a chiedermi perché non sia stato candidato agli Oscar come miglior attore. Cioè, tanta roba. Io vi consiglio assolutamente di vederlo se non l'avete visto, perché è veramente stato straordinario, quindi che vi posso dire? Peccato che non sia candidato in niente. Poi, in prima posizione, ho inserito il film che più mi è piaciuto di questi Oscar del 2022, ovvero Tick Tick Boom. Anche qua, nei miei confronti era scontato che fra questi vincesse Tick Tick Boom, perché mi è piaciuto tanto, l'ho visto già 2 volte, entrambe le volte mi ha fatto veramente impazzire. C'è un Garfield che è stato bravissimo, peccato che non abbia vinto, peccato, era tipo la sua occasione perfetta per vincere. Miranda alla regia, perfetto, la storia che racconta è una storia molto bella, cioè insomma Tick Tick Boom mi è piaciuto tanto. L'ho messo sopra Cyrano perché mi è piaciuto leggermente di più, e quindi potete capire quanto mi sia piaciuto Tick Tick Boom dopo le parole che ho espresso per Cyrano. Quindi assolutamente è un film che è veramente, qui vabbè ve lo consiglio
anche di più, perché lo trovate su Netflix. Se non l'avete ancora visto, vedetevelo, perché è veramente, veramente tanta, tanta roba. È un film che, tra l'altro, ho scoperto che piace anche a chi non piacciono i musical, un po' come fu La La Land ai tempi. Quindi, che vi posso dire? È veramente tanta, tanta roba. Peccato che anche lui non abbia preso nulla in questi Oscar. Garfield si meritava questo Oscar proprio in modo prepotente. Peccato. Peccato, però veramente è stato un gran bel film. E nulla, per questa top slash opinione sulla cerimonia è tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video diverso dal solito. Non volevo fare il classico video che avete già visto dappertutto, in cui semplicemente si elencavano i vincitori. Volevo fare un po' questa cosa, questo mashup incredibile. E nulla, io vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanella e di seguirmi su Instagram. Tra l'altro, cosa che dico qui alla fine del video importante: se non lo sapete, ho aperto un canale insieme a un mio amico di videogiochi, Marvel, cultura pop in generale, tutto quello che è il nerdismo, però esclusi i film e il cinema, perché del cinema ne parliamo qui. E se volete seguirlo, appunto, siete interessati a tutti questi ambiti, e trovate il link in descrizione, anche perché su Twitch noi stiamo facendo delle live su Elden Ring, che piano piano ricaricheremo anche su quel canale, e quindi spero che possiate appunto apprezzare il tutto. E niente, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.